E dunque, dove eravamo rimasti? A Milano. A Milano, fiecotoletta. Piazza Duomo. Ma prima di cominciare, ragazzi, lo sapete già, è importantissimo in questo periodo. Dovete lasciare almeno 10.000 like per un prossimo fottutissimo episodio. Like e commentate, ragazzi, mi raccomando che è importante. E se siete da cellulare, cliccatelo un sacco di volte il tasto del like, perché non funziona più un cazzo qui su YouTube, non funziona nulla. Rompete il telefono, chi se ne frega, ve lo regaliamo noi quello nuovo, ma cliccate sti mi piace. Dai, e cominciamo. La benda scelta aumenta di molto l'attacco di un Pokémon, ma permette l'utilizzo di una sola mossa. Ecco, provala anche tu. Ma non gliel'abbiamo chiesta? A noi andava bene così il nostro Pokémon. Il Duomo di Milano è chiuso per lavori di ristrutturazione. Ah, perché questo è un gioco vecchio. C'è ancora tutta la facciata da rifare. È vero. Hai presente i miei fratelli con la giacca verde? Sì? Ecco, io invece ho la giacca rossa. Bella, vero? Certo. La Smogon ha aperto da poco una scuola per il battling competitivo. Sai The Smogon? Ah, eccola qui la Smogon. Che ha sta gente? È battling competitivo o è una zona fitness? Le tier di Smogon sono ottime. Ovviamente, ottime quanto un ciano che non si accende. Attenzione, Iva è stata corrotta dai ignavi, ormai pensa anche lei solo ai ciani. Condeldur, Fiammosmera, abilità, denti stretti, max ATK e max PS, natura decisa, pugno rapido, privazione, assorbipugno, gran fisico. Perché ho idea che siamo capitati nella base del competitive di Pokémon? Quelli che stanno malati a farsi idratini al 5, IVS, EVS. Esatto. Ehi, 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 ehi. Sì, ci sbagliavamo. Vabbè, usciamo di qui. Procediamo qua su questa viuzza che magari becchiamo la galleria Vittorio Emanuele tutta addobbata per Natale. Ah, con l'albero gigante. Esatto. Casa dello spaccio. Uguale. Per caso vuoi la roba buona? Ovviamente, oh, siamo qui apposta. Questo vado a vendere polvere. Polvere. Oh, c'è Johnno. No, non c'è nemmeno qui. In chi là? Johnno cerca l'erba buona. Bravo, Johnno. Gebba Palace. Il palazzo della Gebba. Perfetto. Sarà un po' di nebbia? Esatto. Giusto un po'. Cosa fa questo? Perché corre contro un muro? Ai ai ai. I fattoni di merda. È pazzo. Completamente andato. Miau miau, motherfucker. Benvenuto nel Gebba Palace, Inkila, dove le finestre sono volutamente chiuse. Smoke weed every day. Lasciami stare, Inkila. Non vedi che sto volando un bel cianone? Porca trota. E quell'albero? Shh. Sono un albero, Inkila. Questo è completamente andato. Non è che a starci dentro anche noi cominciamo a dare i numeri? Vero. È fumo passivo 100%. Oh, ma questo è Malna. Ma anche a me pare Malna. Tu, Inkila. Santo Dio, saranno millenni che non ti vedo. Millenni esagerati, sarà massimo 3 episodi, sì, dai. Punto. Porca trota, ne sono successe così tante che ho perso pure il conto dei ciani che mi sono fumato. Sì, ok, che ci fai qui? Questa è la mia residenza in Italia, Inkila. Senti, ti piace il kebab? Veramente io... Iva tentenna perché è a dieta. Iva è una donna, lei un po' ci tiene la linea. Kebab è calorico, ragazzi. Tieni senza fare complimenti, gnavo. E otteniamo il kebab magico. Fatto da Abdul. Il kebab magico. Un kebab magico? Un kebab magico? Ah. Ok, e quale sarebbe la sua utilità? Leggi la sua descrizione, Inkila. Che la fattanza sia con te e con il tuo spirito. Amen. Andiamo a controllare sto kebab magico. Dov'è? È un kebab magico, che dire? Lo vorremmo sapere anche noi. Ops. Era una pozione max. È andata automatica, ti giuro. Non ho cliccato 2 volte la lettera A. Hai sprecato una delle cose più utili del gioco. Camper, ma va da solo, non sto toccando niente, li rianima tutti. Bravo, complimenti, sempre a fare danni, sempre a fare danni. No. Bravo, l'hai buttato. L'abbiamo finito. Ce n'era uno. Questo era un bel item. Speriamo di trovarne altri, non è che ce n'è un altro? Ok, usciamo da questo posto di solo fumo passivo perché ci sta già salendo la fame chimica e quel kebab non ci bastava. Ok, ora, solo di qua si può andare. Percorso 4. Milano a nord, Grate del Cane a sud. Grate del Cane? Sono venuto qui per pescare qualcosa, ma non c'è acqua. Ursaring. Ma che pescatore sei senza un Magikarp? Non c'ha molto senso questa cosa. Ot Nuabnibnon. Ok, non c'ho voglia di fare l'anagramma, andiamo avanti. Allenatori, essere o non essere fatti.
Questo è il dilemma? Se sia più nobile fumarsi un bel ciano o rinunciare a tutti i piaceri terreni. Cavolo, sei forte! Sempre la solita storia del doppio punto di vista, o fai schifo tu o siamo forti noi. E noi non siamo così arroganti a dire che siamo forti, quindi mi sa che il problema è lei, signorina. È forse il fato che ci ha fatto incontrare? Siamo finiti in Amleto, ragazzi, che è qui Shakespeare, destra e sinistra. Questo percorso nasconde molti strumenti nascosti. Ti sfido a trovarli tutti. Tranquilli, è un lavoro per me questo. Allora, strumenti nascosti, uno è qua. Iperpozione. Uno è qua. Volevi. Allora vuoi dirmi che anche qua ce n'è uno? Superpozione. Dai. Oh, Marston, ragazzi. Boh, fuoco pugno muore? Secondo me sì. Anche secondo me. No, ottimo. No, si è bruciato. Veloci, volavo la spacca. Preso. Come on. Ah, pipi su. Buono. Guardalo qua. Pretty Petal Flower Shop. Eh? No, mi sa che è un bug. È tipo un cartello, cliccaci. Pretty. Un cartello! Un cartello invisibile, ragazzi! Hanno messo nel posto sbagliato! Questo bosco è così intricato che non riesco più a trovare la strada giusta! Quindi è qui che potrebbe essersi perso Pade! Oh, certo che accetterò la sfida! Sono un riccone! Ma noi non l'abbiamo chiesto! Non l'abbiamo chiesto noi! Eravamo zitti! Passavamo senza neanche guardarlo in faccia! Oh, infatti! Dai, dobbiamo trovare Pade! Dove cazzo sta? Ehi, conosci la mossa giga assorbimento? No? Allora prendi questa! Grazie! Perfetto! E la madonna, bacche. Quante bacche! Mi piace la polenta! Ostregheta la polenta, che buona che è la polenta! Buona la polenta! Osteria, ostregheta! Vediamo sta casa! Oddio, che cos'è sta roba? Puntini, puntini. No, questo è troppo! Per la serie Maria io esco! Voglio rivedere! È un'orgia! Un cane da Bartolini, una nave, la MN Anna, what the fuck? Ok, abbiamo visto abbastanza. Grazie del cane, a ovest. Ah, eccoci qua, che già arrivati. Gnavo, 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 gnavo. Suka! Il tuo umorismo è pari a quello di Boldi e De Sica. Per rimanere in tema di cinepanettoni. Visto che periodo è quello. Oh, questo chi è? Puntini, puntini, Dino? E spari. Ma che diavolo? È un fantasma. Si è materializzato? Fossi in te non mi avventurerei nel bosco della roba. Il bosco della roba? Beh, il nome è allettante. Scusami, non volevo. Ho detto proviamoci. Provato. No! Però no! Lo zaino è pieno, mi dispiace. Hai 12 caramelle rare. Le usiamo? Ci facciamo Charizard? Ma sì, dai. Tieni, Charmeleon, visto che ci sono, te le diamo noi. Charmeleon vuole imparare lanciafiamme. Lanciafiamme ci piace anche a noi. Muro di fumo, ma via. 36? Oh my god, non ce l'aspettavamo. Charmeleon si sta evolvendo in... Charizard, signori, Charizard. Eccolo qua. E daccelo sto revitalizzante max adesso. Percorso 5. Ah, chi arriva adesso? Chi arriva? Un cazzo di gnavo. Ma che diavolo? Ai 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 ai. Ma guarda quanto corre! Si schianta sugli alberi, salta indietro. È iperattivo! Pau, catturata, che botta, Inchilà! Ma se son fatto, Inchilà! Beh, che novità! Ma te lo giuro! Dentro quel bosco c'è una fumeva talmente alta che diventi subito fatto! Come mai eri dentro? Perché alcune persone hanno visto Padre da queste parti, Inchilà! Il nostro uomo! Seriamente? I fatti non mentono mai! Ma porco di quel demonio! Fatti chiari, amicizia lunga. Qui parlano i fatti. E quando parlano i fatti io non mi fiderei proprio così tanto. Comunque anche il nostro capo Malna è lì dentro. Presto, Inchilà, vieni con me. Ma Malna era 5 minuti fa a Milano. C'è il teletrasporto? Bosco della roba. Attenzione, gli aromi prodotti dalle piante di questo bosco sono altamente nocivi alla salute mentale della persona. Se siete sprovvisti di una mascherina per l'ossigeno, uscite immediatamente. Beh dai, è troppo tardi, siamo già fottuti, sì, andiamo avanti. È quello che credo anch'io. Questo bosco è pieno di roba. Sono così fatto che faccio fatica a muovermi. Non siamo gli unici senza mascherina. Cosa c'è adesso? Sbaglio! O quello è un Nutella Boy? Che ci farà qui? Ancora tu? Code più meglio! Nutella Boy Code per Halo PS3. Ma what the fuck? Cosa? No. Perché c'è il mio tuo accento? Cos'è sta trollata? Ma che faccio? Stordiraggio, 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 stordiraggio. E ora vai con pugno d'ombra. Eh? Ma
Attenzione, è shottato! Ma è facilissimo, ragazzi! E tu non di oho! Vabbè, dai, su, pugno d'ombra! Ah, ma si shottano facilmente! Ah, ma ragazzi, ma ditecelo prima, no? Noi ci stiamo preoccupando! Mi stavo prendendo un po' malino! Adesso ti banno! Uè! E qua la gente poi piange! Giocano con i leggendari e perdono! No, ancora, ne voglio ancora! Minecraft è il gioco più meglio! Ok, Cod, ma ora non esageriamo! E usa Lugia al 100! Che verrà shottato con un colpo! Nutella Boy X Battlefield! Ah, gente, un Nutella... E la madonna, Kyogre, Groudon e Rayquaza! Ma guarda un po'! Hola Vecio! Sei solo un fattone! Porca trota! Dici dove hai portato padre o ti spengo un ciano sulla testa, inchila! Cos'è? Padre è stato rapito dai Nutella Boy, ma... Le persone più insulse sulla faccia della terra. E ti aspetti che te la dica? Prima devi battermi. Malda, ci penso io. È arrivata Iva, paladina della giustizia. Questi tizi hanno rotto le scatole e si combatte contro Nutella Boy Crazy Kid 2002. Groudon, beccata. Mamma mia. Rayquaza, beccata. Extra rapido, aia. Ti fa poco. Beccata e va giù anche lui. Ale, Kyogre. Kyogre gli farei Drago Pulsar, così a caso. Problemi? Non ce ne sono. Shottato. L'unico gioco in cui possiamo shottare i leggendari. Adesso me ne vado al Monte Isola, dove ci sono tutti i miei amici. Presto, andiamo, inseguiamolo. Sì, ma non potete lasciarci sempre qui in mezzo al nulla. È partito l'inseguimento Cobra 11. Sì, vabbè, la macchina non ce l'abbiamo. Ok, ci hanno lasciato ancora qui. Quindi ragazzi, arriviamo a 10.000 like e un sacco di commenti, mi raccomando. Oggi inoltre è mercoledì, come oggi mercoledì vi aspetta in descrizione il link a Pokémon Uncensored Edition su Blast Team. Direi che dal camper e da spawn è tutto. Noi ci vediamo. Dove, quando, come? Come? Ma con un inseguimento alla Cobra 11.